iniziamo, visto che è presente il consigliere Bettarelli e l'assessore Morroni, con l'oggetto numero 5, intendimenti della Giunta regionale circa la situazione della TC3 di Terni. Do la parola al consigliere Bettarelli per l'illustrazione. Grazie. L'interrogazione, che potrebbe sembrare superata, in realtà vuole guardare in prospettiva, e ora proverò a spiegare perché, nel senso che questa interrogazione fa seguito ad un'altra interrogazione che poi non è mai stata discussa in aula, seppur calendarizzata, che era del gennaio, 12 gennaio 2024, rispetto a, appunto, il titolo citava chiarimenti circa il ritardo per il completamento dell'iter per il rinnovo del comitato di gestione dell'ATC3 Ternano Orvietano. E a seguito di questa, anche a seguito di questa interrogazione, ripeto, calendarizzata, iscritta all'ordine del giorno, poi non discussa, credo, per l'assenza dell'assessore in quella seduta specifica, è stato, diciamo, data una, come dire, parziale risposta. La questione è abbastanza nota, e nel senso che la TC3 che si è costituito non è mai riuscito ad eleggere un suo presidente, un suo rappresentante. Ci sono state diverse votazioni senza che si raggiungesse mai la maggioranza per, appunto, eleggere il presidente. A seguito di questa situazione, con delibera che cito invece nel secondo atto, che è quello, appunto, portato in discussione oggi, con una DGR del 24 gennaio 2024, la Giunta regionale, con i poteri sostitutivi, nominava il presidente, appunto, della TC3 Terni, e nonostante questa nomina, nei mesi intercorsi fino a poco tempo fa, poi, insomma, credo l'assessore dirà anche quello che, insomma, è stato fatto recentemente, e anche in questo caso non si riusciva a adempiere ai compiti principi della TC3, creando sostanzialmente un problema di gestione per tutto l'ambito del Ternano e dell'Orvietano, quindi per tutto quello che è il mondo della caccia, ma anche per quello che è il mondo dell'agricoltura, quindi con una sostanziale non gestione di un ambito territoriale così importante. Non sto a fare polemica rispetto alla, come dire, modalità di non gestione dovuta a questioni politiche, questioni interne, per cui gli altri ATC, l'uno e il due, comunque si sono organizzati, si sono gestiti nell'elezione degli organismi, e mentre nell'ATC3 questo non è avvenuto. Non faccio analisi politiche, perché in questo momento credo che interessi la gestione dell'ambito. Quindi, e la domanda che ponevo il 18 giugno è: quali intendimenti la Giunta intendeva portare avanti per rimuovere lo stallo, e se non riteneva necessaria, appunto, la nomina di un commissario. Ripeto, lo dirà l'assessore, è successiva a questa mia interrogazione una delibera successiva con la nomina del commissario, per cui, oltre ad avere la risposta su quello che sta scritto, la domanda che faccio, ripeto, non in termini polemici ma in termini di buona gestione dell'ambito, è se il commissario avrà, come dire, l'input, le capacità, la volontà e l'impegno di tutti i soggetti coinvolti per una corretta gestione dell'ambito territoriale del Ternano e dell'Orvietano, soprattutto rispetto al fatto che, come abbiamo visto anche recentemente in commissione, ma lo vediamo, insomma, su tutti i settori, c'è una forte necessità di gestire una serie di emergenze, di questioni, come quella ad esempio dei cinghiali, ma non solo. Quindi una corretta e funzionale gestione di uno dei tre ambiti che sono ovviamente fondamentali per l'equilibrio ambientale, naturalistico, economico, venatorio della nostra regione. Grazie consigliere Bettarelli, do la parola all'assessore Morroni per la risposta. Grazie Presidente. Consigliere Bettarelli, mi permette innanzitutto di ricostruire un po'
le tappe salienti delle vicende che hanno poi condotto al commissariamento della TC3. La Regione Umbria, vista la mancata approvazione del bilancio di previsione 2024 e del rendiconto del 2023 da parte della TC3, con nota protocollo numero 10463 del 15 maggio del 2024, in applicazione di quanto previsto dal vigente regolamento regionale, il numero 6 del 2008, all'articolo 7,3 bis, ha diffidato il citato ATC ad adempiere entro 30 giorni. Considerato che decorso tale termine l'ATC 3 non ha provveduto a quanto richiesto, la Regione Umbria, con deliberazione della Giunta regionale al numero 607 del 26 giugno del 2024, ha dichiarato decaduto il comitato di gestione del citato ATC ed ha nominato quale commissario straordinario il dottor Claudio Carletti, funzionario del Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica Venatoria della Regione Umbria. Quindi una nomina verso una figura eminentemente tecnica. Lo stesso servizio ha attivato poi le procedure previste dalla normativa vigente per la nomina del nuovo comitato di gestione. Certamente l'intento è quello di ricondurre la TC3 anche attraverso questo passaggio reso inevitabile ad una condizione di normalità e soprattutto di efficienza rispetto a quelli che sono gli adempimenti e i compiti gestionali che un ATC deve assolvere. Grazie. Grazie Assessore Morroni, do la parola a Bettarelli per la replica. Una veloce replica sulla, come dire, la forma, nulla da eccepire rispetto alle questioni che chiedevo, quindi è evidente che si è proceduto con quanto di dovere nella nomina di un commissario che ovviamente per capacità e per competenze sicuramente ha le caratteristiche per adempiere quelli che sono i compiti della gestione di una TC. Credo che una valutazione invece extra gestione su quello che è successo, una valutazione più politica legata appunto al fatto che si è lasciato una TC per presunti giochi di potere senza una gestione per oltre un anno, sia un elemento da sottolineare. Ripeto, con la cortezza che a tutti interessa la corretta gestione del territorio, e ma laddove si fanno, come avvenuto in altra TC, come avvenuto in passato da sempre, sostanzialmente degli accordi che sono anche, è giusto che vengano fatti, e laddove questi accordi non producono poi il rispetto di quello che viene detto, che quindi porta ad una frizione importante all'interno del Consiglio stesso, credo che una valutazione non solo tecnica, ma ripeto, politica, di quello che succede in determinati ambiti, soprattutto in contrasto in questo caso fra alcuni campi del mondo venatorio con altri dell'ambito agricolo in particolare, sia da sottolineare, anche perché a memoria mi sembra di ricordare che non sia successo molte volte una situazione di questo tipo. Ma concludo davvero, l'augurio da consigliere regionale umbro è che il commissario in tempi rapidi, in tempi certi, riesca a recuperare questo stallo che si è verificato ormai da un anno sostanzialmente, appunto nell'interesse delle comunità venatorie, agricole, ambientali dell'Orvietano e del Ternano. Grazie. Grazie consigliere Bettarelli. Torniamo all'oggetto numero 4, riduzione del numero delle strutture complesse presso l'ospedale di Città di Castello. Interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto. Do la parola al consigliere Mancini per l'illustrazione. Grazie Presidente, è un momento di attenzione per quello che sono molte volte, assessore, obblighi che ovviamente esulano dai meriti, dalle performance del mondo sanitario, specialmente quello che grazie all'impegno di tutti i nostri medici, infermieri, ovviamente volontari, OSS, dirigenze,
riesce a dare grandi risultati. Poi ci sono le norme, i vari decreti che cambiano quelli che sarebbero giustizie e meriti. Ecco per cui, assessore, le faccio questa interrogazione. Quindi, vista la deliberazione della Giunta regionale 1399 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto provvedimento generale di programmazione della rete ospedaliera regionale ai sensi ovviamente del DM70, che non abbiamo scritto né lei né io ovviamente, allineamento della DGR 215-2016, che non abbiamo ovviamente neanche scritto io e lei, caro assessore, terzo polo, integrazione ospedaliera e territorio. Considerato che con la predetta deliberazione 1399, tra l'altro, è stato rivisto il numero delle strutture complesse, disponendo una riduzione complessiva di 20 strutture da 176 strutture complesse previste nella deliberazione, udite udite cittadini, della Giunta regionale 212 del 2016 e ovviamente portando questo numero a 156. Considerato che la detta deliberazione, appunto 212 del 2016, erano previste per l'ospedale di Città di Castello complessive 19 strutture e 15 strutture semplici, mentre nella deliberazione 1399-23 sono previste 15 strutture complesse e 16 strutture semplici. Considerato in particolare che non sono più previste strutture complesse per l'oculistica, l'oncologia, la pediatria e la radiologia, tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per conoscere le motivazioni per cui non sono più previste strutture complesse per l'oculistica, l'oncologia, la pediatria, la radioterapia presso l'ospedale di Città di Castello. Grazie. Grazie Presidente. Con la DGR 1399 del 2023 è stata allineata la rete ospedaliera al documento di programmazione con la DGR 2212 del 2016. Per quanto attiene le strutture complesse indicate, sia per l'oculistica che la pediatria, sono strutture complesse che riguardano l'ASL Umbria 1. Quindi per entrambe c'è stata una ricollocazione all'interno dell'ASL. Per quanto riguarda la complessa di oculistica e pediatria è stata incardinata su Branca, mentre su Castello sono rimaste le USD, unità semplici, per quanto riguarda sia oculistica che la pediatria. Oncologia, la struttura complessa non era stata prevista nella DGR 1399 del 2023, dato che non risultava presente sia nel monitoraggio ministeriale 2021 sia nell'indicazione della stessa USL Umbria 1, in quanto soppressa dalla stessa azienda. Come previsto nel monitoraggio per la DGR 1399, la programmazione va attuata nel triennio e l'azienda ASL Umbria 1 ha recentemente, nel mese di luglio 2024, avanzato la richiesta di ripristinare la struttura complessa di oncologia a valenza aziendale, in quanto a suo dire la struttura era stata temporaneamente inglobata nell'unità complessa di medicina interna dell'Alto Tevere con un unico direttore di unità complessa. Tanto premesso, si provvederà ad operare i necessari approfondimenti con la neo istituita rete oncologica regionale, onde valutare se vi siano i presupposti di legge per richiedere al Ministero il ripristino. Per quanto riguarda la radioterapia, la DGR 20221 del 2016 erano state previste 3 strutture complesse di radioterapia con sede a Perugia, Terni e Città di Castello. Con la DGR 1399 del 2023 sono state previste 2 strutture complesse di radioterapia con sede a Terni e a Perugia. Come previsto dal monitoraggio anche in questo caso, per la DGR 1399, la programmazione va attuata nel triennio e l'azienda USL Umbria 1, nel corrente mese di luglio, ha avanzato la richiesta
di ripristinare la struttura complessa di radioterapia per la sede dell'ospedale di Città di Castello, in quanto per collocazione geografica e per numero di prestazioni effettuate, anche a favore di pazienti oltre confine, risulta strategica. È da precisare che tale richiesta non risulta allineata con gli standard di M70 per la Regione Umbria, ma non comporta variazioni in eccesso con la DGR 212 del 2016, per cui si provvederà a presentare al Ministero la richiesta di ripristino nella programmazione. La struttura complessa non è ancora soppressa nell'operatività attuale, in quanto la programmazione va allineata nel triennio. Come già accennato nell'interrogazione, è già stata inviata al Ministero la lettera per ricomporre presso l'ospedale di Castello sia l'apicalità dell'oncologia e anche quella di radioterapia. Grazie. Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Mancini per la replica. Allora Assessore, grazie. Noi leggiamo oggi nei giornali che questa Regione ha ottenuto un finanziamento importante in più, riconoscimento 33 milioni oltre il 1,9 miliardi, che già è insomma una bella cifra rispetto al passato, sono 33 milioni in più. Allora ovviamente questo dimostra, caro Assessore, il Governo deve capire una cosa: in Parlamento si è votato l'autonomia. L'autonomia vuol dire conoscere il territorio. Nel territorio chi fa politica seriamente, io penso al di là delle appartenenze politiche, la Regione Umbria ha coscienza che i suoi rappresentanti demandati con un voto, scrivendo un nome e un cognome sulla scheda elettorale, siano perlomeno tenuti a conoscere il territorio. E ovviamente c'è chi lo conosce di più e c'è ovviamente chi lo pratica di più. Ecco per cui serve autonomia, perché lei, obiettivamente la ringrazio di quello che ha fatto, ma non serviva a farlo, cioè nel senso, nel concetto politico generale di chi come me ha sempre pensato a una battaglia di autonomia vera, che vuol dire riconoscere il merito a chi lo ha, a chi fa risparmiare i soldi, noi non avremmo bisogno, non avremmo avuto bisogno di scrivere al governo, perché con i numeri ovviamente saremmo stati più che sufficienti nei termini, e chi non lo è nei termini si perde l'apicalità, si perde le medaglie, si perde anche il ruolo. Vediamo poi chi corre e chi non corre. Questo ovviamente non si può fare sempre. Io comunque, Assessore, apprezzo quello che lei sta cercando di fare, perché come ho detto prima, quindi la lettera del Ministero, non so i tempi se ce li può comunicare di risposta, quelli che sono le risposte standard, mi permetta Assessore, perché alla fine recuperiamo, ovviamente chiudo, recuperiamo dei ruoli legittimati ovviamente dal grande numero di mobilità attiva che queste strutture stanno creando, non solo fra le ASD della nostra regione, ma soprattutto dalle regioni confinanti. Quindi dimostriamo di essere capaci, queste strutture, queste persone, questi medici, questi infermieri dimostrano di essere capaci. Quindi a loro va un grazie e spero che il Ministero ci riconosca appunto con i numeri quello che è giusto riconoscere. Poi sinceramente Assessore, gliela dico con tutto il cuore, se il Ministero non riconosce tocca farlo uguale, perché io credo nel valore dell'autonomia, l'abbiamo votata e se il Ministero non è contento è proprio i suoi. Noi abbiamo i soldi, chiudiamo i bilanci a positivo e se Schillaci non è contento, l'importante è che siano contenti i cittadini, perché è quello che ci interessa di più. Grazie. Grazie Consigliere Mancini. Oggetto numero 6, richiesta di aggiornamento circa l'applicazione dell'emendamento agli atti 1955 bis, disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 24-26 della Regione Umbria, legge di stabilità regionale 2024, e 1956 bis, bilancio di previsione della Regione Umbria. Interroga il consigliere Meloni, risponde l'assessore Morroni. Do la parola al consigliere Meloni per l'illustrazione. Grazie Presidente. Ma dunque, questa interrogazione nasce appunto dall'emendamento approvato nella legge di bilancio di previsione dello scorso anno,
e l'emendamento agli atti 1955 nel appunto bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria e l'emendamento a firma della consigliera Puletti. Allora, non rifaccio la storia, diciamo, di quell'emendamento e di come nasce e di dove va a incidere, ma vado solo sostanzialmente nel contenuto, che è quello che a mio avviso mette in contrapposizione due elementi, che è quello della partecipazione della Regione Umbria alla Borsa Internazionale del Turismo e che insieme alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo è regione capofila per i cammini aperti e per il turismo lento e la possibilità appunto di far entrare i mezzi a motore nelle mulattiere, nei sentieri e in tutti quei luoghi che in questi anni invece sono stati curati, sostenuti, supportati anche economicamente dalla regione ma anche dai comuni e anche dal mondo delle associazioni varie e che oggi ovviamente vivono un momento di profonda e grande difficoltà. Questo progetto potrebbe essere letto oggettivamente in contrapposizione proprio con questo emendamento approvato in Consiglio regionale che modifica la legge regionale, consente di fatto ai veicoli a motore di percorrere sentieri e strade di servizio montane, poi ovviamente però si afferma ai massimi livelli di sviluppare e valorizzare tutta la rete dei cammini religiosi, dei sentieri naturalistici, due iniziative diciamo anche inconciliabili che senza la giusta chiarezza comunicativa e anche la giusta regolamentazione risultano una vera e propria azione di demarketing. Sappiamo bene che a febbraio 2024 noi abbiamo presentato una mozione sottoscritta da tutti i consiglieri del Partito Democratico e una parte della minoranza nella quale si chiedeva di riaprire il tavolo di confronto con gli amministratori e con le associazioni al fine appunto di ottenere una più giusta regolamentazione. Perché poi in quel contesto di approvazione dell'emendamento quello che risultava comunque, non dico strano, però quantomeno anomalo era, impieghiamo 10.000 euro, che sappiamo quanto sono davvero pochi per fare qualsiasi cosa, quando ci si avvicina anche alla regolamentazione a tutti i livelli, soprattutto perché poi saranno i comuni che si dovranno occupare di questo, e però fondamentalmente non c'era già una chiara quantità di tabellazione, non c'era anche una ricostruzione, una ricognizione della sentieristica, quindi quanti comuni coinvolti, quanti sentieri coinvolti, quanti territori coinvolti, che credo che questa sia la base da cui partire poi per approvare un emendamento di 10.000 euro e dire la copertura economica c'è, arriva a coprire questo, questo e questo di fronte a questa necessità. Quindi con questa ulteriore interrogazione vogliamo sapere nel frattempo quante tabelle che vietano il transito di veicoli a motore sui sentieri sono state installate dal momento dell'approvazione dell'emendamento, che ricordo essere dicembre 2023, e per sapere anche qual è l'ammontare del costo sostenuto per l'installazione delle tabelle, vista la previsione di spesa di 10.000 euro e visto che per il 2024 abbiamo già superato la metà dell'anno. Grazie. Grazie consigliere Meloni. Prego Assessore Morroni per la risposta. Certo. Sì, grazie Presidente. Consigliera Meloni, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge regionale, la numero 17 del 22 novembre 2023, di modifica alla lettera B, comma 3 della legge regionale 28-2001, che ha stabilito il divieto, recito testualmente, sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco, e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito, con determinazione dirigenziale la numero 1339 del 2 febbraio di quest'anno, è stato impegnato l'importo di 5.000 euro a favore dell'Agenzia Forestale Regionale, quale soggetto esecutore dell'attività di tabellazione ai sensi degli articoli 7,4 e 3,2 della legge regionale numero 28 del 2001. In attuazione delle disposizioni in materia,
L'ammontare dell'impegno assunto con la suddetta determinazione è stato limitato al 50% dello stanziamento previsto sul capitolo 03586 del bilancio di previsione 2024. In base a quanto comunicato dall'Agenzia Forestale Regionale con determinazione dirigenziale numero 3144 del 10 giugno del 2024, la stessa agenzia ha autorizzato l'inizio delle attività relative alla tabellazione della viabilità secondaria e dei sentieri, individuando la localizzazione prioritaria all'interno dell'area del Monte Subasio. Tale scelta è da riferire agli elevati flussi turistici e alla recente certificazione, la cosiddetta PFC, Programma di Valutazione dei Schemi di Certificazione Forestale, di gestione forestale appunto, gestione forestale sostenibile, acquisita per il demanio regionale. I cartelli, già acquistati nel numero di oltre 90, sono in fase di installazione. Dando seguito a quanto disposto con la precedente determinazione regionale, la numero 1339 di quest'anno, con determinazione dirigenziale numero 7395 dell'8 luglio del 2024, è stato adottato l'atto di impegno, sempre in favore di AFOR, della restante quota, pari anch'essa a 5.000 euro. La liquidazione dell'importo impegnato verrà effettuata a seguito dell'invio della rendicontazione di spesa da parte dell'AFOR, per l'invio della quale è stato fissato il termine alla data del 31 dicembre 2024. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Meloni per la replica. Dunque, sostanzialmente dalle sue parole Assessore capisco che da novembre 2023, mese in cui abbiamo approvato un emendamento di 10.000 euro senza avere comunque dei dettagli e senza sapere quanti cartelli sarebbero dovuti essere impiegati, abbiamo approvato questo emendamento. Siamo arrivati a luglio del 2024 e in pratica l'AFOR, che sappiamo bene essere l'ente che si occupa di questo lavoro, deliberato, insomma, attraverso la richiesta alla Giunta regionale, di iniziare la tabellatura il 10 giugno per 5.000 euro nella zona del Monte Subasio, quindi 90 cartelli, quindi entro il 31-12 verrà fatta tutta questa tabellazione, rendicontazione, ok. Quindi l'8 luglio è stata fatta una nuova DGR per impegnare gli altri 5.000 euro. Quindi sostanzialmente possiamo dire che in totale saranno circa 180 tabelle, orientativamente, perché 90 tabelle, 5.000 euro, probabilmente le altre 90 tabelle copriranno tutto il resto del territorio umbro. Quindi io... No, nel senso che però 10.000 euro, dato che i sentieri, mulattiere, cammini, comunque riguardano tutti i territori dell'Umbria, cioè a partire... Sono fuori, ok, ci sono due o tre aree fuori. Diciamo che ritengo la risposta comunque una risposta a metà, perché fondamentalmente ad oggi, togliendo anche le aree sulle quali le tabellazioni non devono avvenire perché sono escluse e va bene, non abbiamo ancora un'idea comunque certa e sicura di quanti sono. Se faccio il conto della serva dico che saranno 180 cartelli che presumibilmente entro il 31 dicembre 2024 dovrebbero essere posti in tutte le aree necessarie che necessitano la tabellazione. Penso che sicuramente ci si aspettava una minore tempistica rispetto al momento in cui è stato approvato l'emendamento, penso che ci si aspettava una maggiore, diciamo, ricostruzione puntuale di quelli che sono tutti i sentieri di tutti i territori dell'Umbria, anche se facciamo ad excludendum, però poi ci sono tutti gli altri, dire in ogni comune quanti ce ne sono, anche per far capire a tutto il mondo associativo e a tutti i portatori di interesse del territorio quali saranno quelli da tabellare, anche per gli enti locali,
che saranno insieme ad AFOR i tenutari di questo lavoro. Quindi monitoreremo questa cosa che comunque le dico, e probabilmente lo saprà anche lei, preoccupa comunque molte associazioni, soprattutto tutti coloro che utilizzano quei sentieri di cui voi tra l'altro siete stati portatori di promozione turistica nel luogo importante come quello del Vitta a Milano, e che tutti noi speriamo che siano una leva di sviluppo del nostro territorio, quale è l'Umbria, cuore verde d'Italia. Quindi monitoreremo la situazione da qui ai prossimi mesi e speriamo che insomma anche le tempistiche che lei oggi mi ha dato vengano comunque rispettate nei due step che mi ha comunicato. Grazie.